edizione del primo settembre 2024, il quartiere di Porto Sant'Andrea. Con un totale di 10 punti Porta Sant'Andrea vince la prova generale della 146esima giostra del Saracino dedicata al professor Giuseppe Paschini. Secondo l'ordine di estrazione delle carriere, sceso per primo in piazza Porta Santo Spirito con Elia Pineschi che va sicuro contro il buratto e colpisce il centro. È 5. Per la seconda carriera tocca Porta Crucifera che manda sulla lizza l'esordiente Gian Matteo Marmorini. Il suo tiro finisce sul 4. Porta Sant'Andrea risponde con Leonardo Tavanti che corre veloce sulla lizza e trafigge al cuore il re delle Indie cancellando il centro. È ancora una volta 5. A chiudere la prima serie di carriere è Matteo Vitellozzi per Porta del Foro che marca punti 4. Si ricomincia, tocca Niccolò Pineschi per Porta Santo Spirito che va contro il buratto cercando il 5 ma il suo tiro finisce sul 2 portando a 7 il punteggio della Colombina. È il turno di Porta Crucifera, dopo qualche esitazione del cavallo nel percorrere la lizza Niccolò Nassi raggiunge il pozzo e va dritto verso il re delle Indie marcando 4 punti col citrone così ad 8 e Santo Spirito è il primo quartiere ad essere fuori dalla competizione. Seconda carriera per Porta Sant'Andrea con Matteo Bruni che è lucido di fronte al buratto e guai e compagno di casacca e colpisce il 5 ipotecando la vittoria. Solo una lancia spezzata potrebbe tenere in gioco Porta del Foro ma Niccolò Scarpini colpisce un 4 che non basta. Esultano così bianco-verdi, la prova generale dedicata a Pasquini va dunque a Porta Sant'Andrea. Una carriera difficile, però sono riuscito a trovare il punteggio. Alla fine qui conta il punteggio, la carriera è importante per il punteggio, ma se si riesce a trovare anche in altri modi. Bisognava inventare tutto, quindi l'unica cosa è che quando sei qui l'estetica la devi mettere da parte, pensi a colpire e la fortuna ha voluto che la carriera fosse stretta, quindi lui anche a caso ogni volta che la cavalla gli fa una carriera stretta al punto non lo sbaglia mai. Probabilmente se si curava l'estetica non avrebbe corso con questa cavalla, però lui è proprietario di questi cavalli, lui già dopo la giostra di giugno mi disse però io a settembre vorrei portare uno dei miei cavalli, lui a Pesca e Biba che sono di sua proprietà, visto per come erano andate le prove la cavalla forse più seria che accettava più questo contesto era la Biba e siamo andati avanti con la Biba, tutto da inventare però siamo andati avanti con la Biba perché perlomeno in piazza lei si è dimostrata la più fredda, solo che per questo, poi lui è stato bravo perché gli ho detto mi raccomando qui conta a mirare, se lo vedi lo segui e lo prendi e così è stato, tutta fortuna.